Tra le nuove compatte di casa Nikon spicca tra tutte la Coolpix P80. È una compatta con un obiettivo zoom 18x, dal grandangolare 27 mm al super tele da 486 mm. Ciononostante, le dimensioni sono contenute. La P80 ha una risoluzione da 10 mega, indispensabile stabilizzatore d'immagine e una sensibilità che arriva a 3200 o 6400 ISO. Solo però ha la risoluzione massima di 3 mega. Nella sequenza sport arriva ben 13 fotogrammi al secondo. Il mondo della ripresa video ad alta definizione ha da oggi due nuove videocamere. Videocamere che sono targate Canon, ognuna ha tre sensori CCD e una potenza di 1,7 megapixel. La prima è siglata XLH1S e si rivolge a chi lavora in studio e quindi ha bisogno di tutte le necessarie connessioni per il collegamento anche con più videocamere. La seconda, siglata XLH1A, invece è adatta agli operatori che lavorano in esterni. Le due videocamere hanno a disposizione il nuovo obiettivo video ad alta risoluzione da ben 20 ingrandimenti. Adobe ha rilasciato l'aggiornamento 1.4.1 di Lightroom, che risolve alcuni problemi che sono venuti recentemente alla luce. In particolare è stato ridotto il rumore che si riscontrava nel mixare il canale del grigio e sono stati anche corretti gli artefatti di colore che si riscontravano nell'esportare da RAW in JPEG i file d'immagine prodotti con le fotocamere Olympus. In contemporanea all'aggiornamento di Lightroom, Adobe ha rilasciato Camera RAW 4.4.1, che permette la conversione dei RAW delle più recenti reflex digitali Canon, Sony, Olympus, Pentax e Nikon, oltre che delle più recenti compatte Fuji e Olympus. L'aggiornamento di Lightroom è scaricabile gratuitamente dal sito di Adobe in sovraimpressione. Le stampanti Epson saranno sempre più verdi. Questo non si riferisce certamente al colore della carrozzeria, ma alla loro tecnologia costruttiva. Infatti, la casa ha deciso di puntare in maniera sempre più massiccia sulle stampanti a getto di inchiostro che adottano la tecnologia micropiezoelettrica e questo anche per le stampanti da ufficio, settore nel quale finora la facevano da padrone le laser. Secondo quanto ha dichiarato Epson, le stampanti inkjet permettono di risparmiare oltre 0,7 kW rispetto ad un'attuale stampante laser. Visto che in Italia ci sono 4 milioni di stampanti laser, se tutte venissero sostituite si avrebbe un risparmio di ben 1300 gigawatt, cioè una quantità di elettricità pari a quella consumata in un anno da circa mezzo milione di famiglie. L'hanno definita oggetto del desiderio, è la nuova MiniDigi Rolei AF 5.0, la mini macchina che sta in un palmo di mano e che venne lanciata per la prima volta nel 2006. Diversi miglioramenti, nell'autofocus ad esempio, da 10 cm all'infinito e negli stessi file che per interpolazione raggiungono i 5 mega. C'è anche un piccolo schermo da poco più di un pollice in alto per rivedere gli scatti. Ed è anche disponibile in una sgargiante tinta rossa. Anche se non sembra, questo qua è uno scanner. È uno scanner per diapositive e per negativi. È prodotto dal Reflecta, si chiama Reflecta X Scan, ed è distribuito dalla ditta torinese FOVA. Vanta un sensore CMOS da 5 megapixel e una profondità colore a 24 bit. La scansione della diapositiva o del negativo avviene in circa un secondo. Nella confezione abbiamo un cavo USB, l'alimentatore per DIA e per negativi fino a 6 fotogrammi e c'è anche il software ArcSoft Photo Impression numero 6 e funziona solamente in ambiente Windows. Dove va la fotografia dopo il recente Photoshop? La domanda l'abbiamo fatta a Emanuele Costanzo, che è il direttore
di questa rivista, di questo mensile, uno dei più importanti nel panorama dell'editoria fotografica italiana. Non possiamo che ritenerci soddisfatti dell'andamento di questo Photoshop del 2008 perché a differenza di edizioni più, possiamo dirle, più blande, sia dal punto di vista dell'affluenza, sia per circostanze concomitanti, facciamo ad esempio riferimento alla nevicata milanese di qualche anno fa, era tanto che non si vedeva un Photoshop così ricco di gente entusiasta, attenta ed esigente. Infatti, sì, effettivamente è vero, ho notato tantissime persone di tutte le età con reflex digitali al collo, però se dovessi dare il premio agli stand migliori non erano questa volta quelli con le fanciulle più belle o meno vestite, quanto gli stand che offrivano qualcosa in più rispetto alla semplice visione del prodotto. E mi riferisco a quelli che avevano organizzato seminari, workshop. Questo cosa dimostra? Che il trauma del passaggio dall'analogico al digitale è finito, si è consumato e a questo punto si è presa coscienza del nuovo strumento e c'è diffusissima la voglia di scoprirne i segreti, i retroscena e quindi sono gettonatissimi gli stand e quindi gli espositori, insomma, che offrono corsi di approfondimento sia per quanto riguarda la ripresa, sia per quanto riguarda la fase dopo lo scatto, dall'elaborazione all'archiviazione e comunque alla fruizione del file digitale, che ad oggi, visto che comunque tutti si presume sappiano fare una fotografia, il momento del dopo lo scatto è quello che crea più problemi a tutti. Ben ritrovati, rivediamo ancora un tutorial sulla maschera di contrasto. Abbiamo questa nostra immagine. Per prima cosa dobbiamo visualizzarla a pixel reali, quindi la portiamo al 100% e poi ci concentriamo sul dettaglio principale, cioè sugli occhi. Andiamo a introdurre il filtro, eccolo qui, maschera di contrasto. Questa è un'immagine di 300 pixel per 6000. Quindi volendola stampare nel formato 20x30, un valore di raggio intorno a 1 e una quantità intorno a 120 potrebbero essere un buon punto di partenza. Faccio clic qua sull'occhio e il dettaglio mi compare nella miniatura. Clic, clic per vedere il prima e il dopo e su preview per vedere il prima e il dopo su tutta l'immagine. Proviamo ad aumentare un po' il contrasto, aumentiamo il raggio, ad esempio lo portiamo a 1,4, 1,6, magari 1,2, così lo vedete meglio sul video, e la quantità la possiamo portare intorno a 140. Bene. Se il risultato vi soddisfa, ricordate che questi valori devono essere anche calcolati in funzione del dispositivo di stampa. Date ok, non prima però di aver dato un'occhiata anche agli altri dettagli di tutta l'immagine, perché può essere che questi valori vadano bene per questi dettagli, ma non vadano bene, ad esempio, per il dettaglio sul prato, su questo prato, dove decisamente un intervento a 152 è troppo esagerato. Bene, vi ricordo che il tutorial è disponibile in formato PDF dal sito pmstudionews.com e noi ci vediamo la prossima settimana per la terza parte sulla maschera di contrasto.